ferroviario che ricolleghi questa parte di regione all'Italia, al nord Italia, all'Europa, alla Francia, Spagna e Portogallo. Credo che questo sia fondamentale per tutto quello che si è detto prima e non mi ripeto. Il secondo problema è riavviare immediatamente i lavori Andorra-San Lorenzo al Mare, la doppia ferroviaria, che peraltro vi ricordo che è un'opera finanziata del tutto, al 100%. Poi ci sono tutte le questioni che sono state messe in evidenza che credo che non sia neanche il caso di ritornarci. Terzo punto, non dimentichiamolo, che però c'è l'Andorra finale, che sono 21 km di raddoppio ferroviario, da finanziare del tutto perché non c'è un euro, ci vogliono 1,5 miliardi. Senza quel raddoppio, voglio ricordare, che rimangono incompiuti. Perché non dimentichiamo, perché gli aspetti sono tre. Uno, riattivare questa linea. Due, riattivare il cantiere raddoppio ferroviario Andorra-San Lorenzo, che è finanziato completamente. Terzo, riattivare il finanziamento che c'era stato tanti anni fa, tramite il CIP, che è stato tolto, di Andorra finale, perché altrimenti rimaniamo sempre comunque con un'incompiuta nel territorio. Detto questo, se si fa questo e non ci vuole molto, e poi termino, mi taccio, perché capisco che i tempi sono stretti, però non ci vuole molto, non è vero che ci vuole una vita, ci vuole solo un grande impegno, un grande opera di complessiva da parte di tutti noi, in particolare lo Stato, perché non dimentichiamoci che noi possiamo fare quello che vogliamo, però è lo Stato che deve, in mancanza di risorse, decidere dove investire le risorse. In questo momento ha deciso di non investirle in Liguria, bisogna dire queste cose, sta investendo le risorse da altre parti. Io credo che sia giusto che si ricordi che c'è anche una parte di Liguria. Peraltro, questo tratto di ferrovia potrebbe anche sostituire, e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, potrebbe sostituire tutta una serie di problematiche che nascono con la TAV. La TAV costa miliardi e miliardi e miliardi, noi abbiamo qua il raddoppio ferroviario da fare con pochissimi soldi, che risolverebbe il problema delle merci, risolverebbe tutto il problema della mobilità di questa zona e non solo di questa zona, il Piemonte, eccetera, eccetera, mentre noi stiamo puntando miliardi e miliardi e miliardi sulla TAV, mi dispiace dirlo, ma io credo che andrebbe rivista anche quell'operazione, anche alla luce dei fatti che sono successi qua.